Beh, rappresentano sicuramente la capacità delle donne, i talenti delle donne di andare avanti nonostante ancora ci siano tanti ostacoli, tante discriminazioni e le donne non siano ancora libere di fare il loro percorso di vita. Queste donne ce l'hanno fatta con tanta capacità, tanta determinazione, tanta forza e possono essere di esempio per tutti, per le donne per prime ma per la società in genere, che è possibile costruire un percorso lavorativo, di carriera, di vita appunto paritario tra uomini e donne. 11 donne che rappresentano storie, esperienze ed eccellenze al femminile che hanno lasciato il segno nella nostra regione, premiate lo scorso 8 marzo in occasione della cerimonia intitolata La forza delle donne, storie di protagonismo femminile in Toscana. Promossa dal Consiglio regionale della Commissione Pari Opportunità, la cerimonia si è tenuta a Palazzo Bastoggi. Ma noi vogliamo raccontare la forza, il valore delle donne che ce l'hanno fatta in vari ambiti, quelli sportivi, quelli imprenditoriali, quelli sociali, le donne che mandano un messaggio di speranza ad altre donne. Viviamo un tempo particolarmente complesso, solo nel 2024 in Toscana altri 2 casi di femminicidio. Noi abbiamo la necessità di essere tutti, a partire da noi uomini, da parte delle donne, perché bisogna ridurre quel gender gap che ancora esiste. Bisogna costruire condizioni di accesso al lavoro che sia uguale per tutti. Bisogna ragionare sempre più come regione con politiche che abbiano lo sguardo delle donne, e questo è l'impegno che noi ci prendiamo oggi qui, perché il racconto di queste storie vorremmo diventasse la normalità. In Toscana, aggiunge il Presidente del Consiglio, vogliamo che la giornata internazionale della donna sia tutti i giorni e non solo l'8 marzo per una reale parità tra uomo e donna, contro ogni forma di discriminazione e violenza, ha aggiunto Mazzeo, che ha ricordato come nel 2024 sono già 20 le donne vittime di omicidio. Come detto, 11 le donne premiate nel corso della cerimonia: Albiera Antinori, imprenditrice, Eleonora Gallerini per il centro aiuto Donna Lilith delle pubbliche assistenze di Empoli. Siamo un centro antiviolenza e abbiamo 14 sportelli su tutto il territorio, praticamente in tutti i comuni del circondario. Questo perché vogliamo essere presenti là dove le donne hanno bisogno, perché quando una donna subisce violenza è difficile anche muoversi da casa per più di pochissime ore, e quindi vogliamo essere là presenti. Oltre a questo abbiamo le case rifugio, ne abbiamo 6, 3 aperte quest'anno, proprio perché è importante dare accoglienza nel momento del bisogno. Quando una donna decide di non subire più, di rivolgersi a chi la può aiutare, dobbiamo dare delle risposte concrete. E la casa rifugio è importante, perché in quel momento la donna deve venire via da casa, dal suo ambiente, da tutto, proprio perché purtroppo potrebbe rischiare la vita. Oltre a quello abbiamo anche le case 2 per l'autonomia. Questo è molto importante, perché la donna deve ricominciare a vivere. Ancora Ilenia Garofalo, Miss Coraggio 2023. Non siamo tanto quanto quello che ci accade, quanto la capacità di reagire, rialzarsi, e penso che la determinazione sia una qualità che ci contraddistingue davvero. Quindi il mio messaggio è per tutte le donne di trovare sempre questa forza di rimettersi in gioco, di ripartire, anche se diversamente, ma ripartire. Parlate anche di bellezza, bellezza esteriore, la grande bellezza interiore che hai riscoperto dentro te stessa. Esatto, ho sempre saputo bene o male di avere una bellezza anche interiore, ma era come se la mia bellezza esteriore, non vorrei essere troppo modesta, ma era come se avesse offuscato questa parte di me. E l'aver rivisto tante cose appunto del mio aspetto estetico, dovuto appunto a questa paralisi che ho avuto, mi ha fatto davvero dire: aspetta un attimo, ma c'è tanto di più, Ilenia è molto di più di un viso, di un sorriso, di un corpo. C'è poi Veronica Conca, medica e ricercatrice all'Università di Pisa. Sto attualmente frequentando il dottorato di ricerca nell'università che mi ha formato,
e con il gruppo di lavoro che tutti i giorni, diciamo, insieme a me condivide sia l'impegno che comunque le piccole gioie che tutti i giorni nella ricerca e nel curare i pazienti oncologici a Pisa appunto possiamo vedere nei nostri ambulatori. E voglio ringraziare ovviamente i miei colleghi perché ricevo questo premio, ma il premio in realtà è per tutto il gruppo e la mia tutor, la professoressa Cremonini, che è la mia mentore, che mi guida in questi diciamo, passi avanti verso la ricerca e verso soprattutto la cura sempre più vicina per i nostri pazienti. Ancora dalla provincia di Pisa, Cecilia Rabassi Tessieri, imprenditrice nel campo della cioccolata di qualità. Sì, il mio ultimo progetto è quello, dopo aver viaggiato tutto il mondo, aver conosciuto persone che lavoravano in questo settore, ho deciso in un piccolo paese della campagna della Valdera, a Capannoli, che è poi il paese dove sono nata, di creare questo ambiente, proprio una aperta campagna molto particolare, dove noi ospiteremo le persone che assaggeranno i cioccolati, faremo meeting con riunioni e parleremo a livello internazionale di questo prodotto così particolare e sarà la possibilità di far conoscere un prodotto veramente che per molti è il primo sostentamento, perché spesso le piccole piantagioni di cacao dove noi ci riforniamo sono frutto di lavori familiari, quindi dove lavorano anche molto le donne, finalmente avrà la possibilità di essere espresso al massimo in un cioccolato di eccellenza. Le altre premiate sono Sandy Iannelli, allenatrice di calcio, Maria De Lourdes Chinonez Montano, campionessa di atletica Master 45, e Caterina Antropova, pallavolista, Sara Barsotti, vulcanologa, Elda Ferrucci Agostini, imprenditrice, e Daniela Vullo, ricercatrice. Sì, come gruppo del Partito Democratico abbiamo approvato con convinzione questa mozione che è stata presentata inizialmente a prima firma dalla consigliera del Movimento 5 Stelle Noferi, che ringraziamo anche perché ha accettato dei nostri emendamenti. Uno di questi evidenzia con forza e con nettezza la condanna del Consiglio regionale rispetto alla strage perpetrata dai terroristi di Hamas a ottobre, e al tempo stesso nell'impegnativa si mette in evidenza la necessità di una richiesta di un cessate il fuoco immediato, il rilascio degli ostaggi e poi anche mettere in atto tutte le possibili azioni per la salvaguardia ovviamente della popolazione civile nella striscia di Gaza. Un cessate il fuoco immediato lo chiede la mozione che il Consiglio regionale approva all'unanimità, impegnando il governo ad attivarsi nello spirito, si legge, dell'articolo 11 della Costituzione. L'atto presentato dal Movimento 5 Stelle è stato poi emendato dal PD nella condanna all'attacco terroristico di Hamas. Serviva un testo comune, dicono i pentastellati. Perché le immagini di dolore e di disperazione che arrivano da quelle zone sono veramente terribili, e ritenevo giusto che il Consiglio regionale della Toscana si esprimesse al riguardo. Ricordo che avevamo già approvato una mozione di condanna dei fatti del 7 di ottobre, che ovviamente sono atti terroristici, però nello stesso tempo era giusto dare un segnale e una presa di posizione anche su quanto sta accadendo a Gaza. Siamo oltre 30.000 morti, la maggior parte bambini, migliaia di orfani, di feriti, strutture civili distrutte. Io credo che veramente bisognerebbe trovare il coraggio di fermarsi, perché a volte la pace nasce dal coraggio. Il testo trova il parere favorevole anche delle forze di centrodestra. Che il Consiglio regionale della Toscana ha unito la propria voce a chi chiede un immediato cessate il fuoco, una liberazione degli ostaggi israeliani che ancora oggi stanno tra le grinfie dei terroristi di Hamas, e la possibilità che arrivino a Gaza tutti gli aiuti umanitari che, viva Dio, da tutte le parti del mondo ci stiamo attrezzando per portare alla popolazione palestinese. Anche la Toscana quindi chiede questo, e lo chiede per fortuna in maniera unanime. Italia Viva, nel votare a favore, fa riferimento anche alle ultime parole del Papa.
che chiede un cessate il fuoco, che chiede la capacità alla politica di negoziare, che chiede la capacità di potersi mettere a sedere, e serve uno scatto ulteriore dell'Europa come soggetto in grado di mediare. Serve dare una mano a quelle popolazioni islamiche che sono riformiste, che provano a costruire anche nei loro territori una stagione di pace. Serve una stagione di pace in Medio Oriente, così come serve una stagione di pace in Europa, e serve un'Europa più forte, in grado di costruire un punto di mediazione e di incontro. Quando muore una persona o viene violentata un'altra, non è che si tratta di israeliani o di palestinesi, si tratta comunque di persone. E quindi io credo che quando un bambino muore, come quello che sta succedendo, quando una persona viene violentata, viene uccisa o viene sequestrata, è comunque una sconfitta dell'umanità e della nostra società, e di chiunque di noi ha un ruolo di carattere istituzionale. Quindi bene che dalla Toscana parta un messaggio forte. Novità nell'assetto del Consiglio: il consigliere Andrea Ulmi, eletto nelle liste della Lega, entra a far parte del gruppo misto con la denominazione Gruppo Misto Merito e Lealtà. Lo ha comunicato all'Aula in apertura della seduta del 13 marzo il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo. Ai sensi dell'articolo 15 del regolamento interno, il consigliere Ulmi ha dichiarato la propria appartenenza alla minoranza consiliare. Perché questa scelta? Per me, ovviamente, che vengo dal mondo civico, la Lega è stato l'unico partito a cui abbia mai aderito, quindi per me è un dolore questo passo che ho fatto, ma ho voluto rimarcare un'emorragia costante di persone che se ne sono andate nei vari territori, ultimo quello a cui io appartengo, la Maremma, senza peraltro che i dirigenti regionali si facessero carico di queste problematiche, e conseguentemente silenziosamente la gente se n'è andata, e io ho voluto rimarcare questa questione a livello regionale per dare voce a quelle voci. Un progetto che io ho voluto con forza dall'inizio di questa legislatura, e finalmente siamo riusciti oggi a presentarlo. Ringrazio l'Istituto Geografico Militare, Generale Panizzi, perché per noi è un'eccellenza della nostra terra, e lavorare insieme permette alle ragazze e ai ragazzi di essere cittadini attivi, di conoscere di più la nostra regione, le condizioni geomorfologiche, capire in quale terra bellissima e unica al mondo vivono. Mappe geografiche nelle scuole, il progetto realizzato dal Consiglio regionale in collaborazione con l'Ufficio Scolastico Regionale e l'Istituto Geografico Militare di Firenze, è stato presentato a Palazzo del Pegaso di fronte agli studenti della scuola secondaria di primo grado Machiavelli di Firenze. Un progetto per 3 anni finanziato con 300.000 euro. Questo è il quarto progetto che andiamo a presentare nel corrente anno scolastico. È frutto di un lavoro di sinergia interistituzionale che vede coinvolto il Consiglio regionale della Toscana, l'ufficio scolastico, la scuola che gestisce le risorse economiche e, non ultimi, gli studenti, che sono rappresentati a livello regionale da Sofia del Parlamento e da Sole delle consulte studentesche dell'USR Toscana. L'evento oggi mette al centro l'Istituto Geografico Militare, che intendiamo ringraziare per questo prezioso dono che viene fatto alle scuole, circa 1500 classi prime che riceveranno le carte geografiche della Toscana e dell'Italia. Per l'Istituto Geografico era presente il generale di Corpo d'Armata Massimo Panizzi. La parola chiave è la sinergia. Il fatto che l'Istituto Geografico lavori per i giovani attraverso la regione è fondamentale, diciamo che è l'output, è il risultato cui noi ambiamo. Fare cultura della geografia vuol dire poi rendere i nostri ragazzi consapevoli dell'importanza della geografia, che poi vuol dire conoscenza del territorio, delle sue caratteristiche, delle genti, delle problematiche, in ultima analisi appassionarsi del territorio. Questo direi è il bel risultato. Se ce la facciamo, direi che è un grande risultato. E poi, ha detto il presidente Mazzeo, viviamo in una delle regioni italiane più belle in assoluto,
come potremmo noi guardare i nostri giovani che vivono qui e non conoscono il loro territorio, quindi non possono approfittare della bellezza e delle sue caratteristiche.